panchine bollenti, fegati e coronarie in sofferenza. La Roma, una bella squadra, veloce e spigliata quanto basta per mettere in difficoltà i rossoneri, ma incapace di segnare. Il Milan, privo del genio Savicevic e della concretezza di Desailly, ha puntato al risultato grazie al rigenerato Lentini, alla continuità di Albertini e all'esperienza di Baresi, che ha fatto 35 anni, ma ne dimostra la metà. La partita, un sonnifero fatto di gioco molto elaborato a centrocampo con qualche proiezione in avanti. Tiri pochi, contestazioni parecchie. Eragno si è stirato dopo 24 minuti. Qualche tentativo, specie della Roma, spinta da Carboni, ricca di giocatori insidiosi come Moriero, Balbo e Fonseca, e poi il gol, naturalmente del Milan. Dopo un fuorigioco sbandierato dal guardaline, ma non fischiato dall'arbitro, l'azione è proseguita e Lentini, approfittando dell'effetto saponetta del pallone e del fatto che Cervone era un po' coperto, ha siglato il risultato. 6 gol in 5 partite, una bella ipoteca per Vienna. Mazzone ha tentato di mangiarsi il guardaline, ma non avendo forchetta e coltello ha desistito. Troppo grosso il boccone. Poi il solito refrain giallorosso, con Rossi bersaglio dei proiettili avversari. Anche nella ripresa la squadra di Mazzone non ha desistito e le punte hanno messo a ferro e fuoco la difesa milanista, che ha accusato qualche momento di sbandamento. Ma i giallorossi dovrebbero frequentare di più il poligono di tiro per migliorare la mira. Da parte loro, Lentini e Simone hanno fatto capire agli avversari che non era il caso di fidarsi. Mazzone ha tenuto Totti sulle spine, al posto di Balbo o di Fonseca. È uscito Giannini. 4 punte e così sia. E il finale, a parte un tiro di Panucci e un contropiede di Simone, è stato quasi tutto giallorosso. La Roma ha spinto con efficacia, portando seri pericoli alla porta di Rossi, e anche se Aldair forse ha rischiato il rigore per questo intervento su Simone, è stato il portiere milanista a salvare il risultato in parecchie occasioni. A fine gara un Capello sereno e un Mazzone poco convinto della sconfitta. Un Baresi straordinario, direi ha tornato dei livelli mondiali, ma direi che tutti quanti di dietro hanno giocato molto bene, siamo stati un po' più in difficoltà a centrocampo.